Santa Faustina Kowalska è stata lo strumento con il quale il Signore ha voluto ricordare al mondo il mistero dell'amore misericordioso di Dio verso ogni uomo. Faustina nacque nel 1905 a Głogowiec, in Polonia, e fu battezzata con il nome di Elena. Proveniva da una famiglia contadina molto povera e numerosa, e Faustina si distinse fin da piccola per la sua bontà e per l'amore verso la preghiera. Era docile ed obbediente, sensibile e generosa nei confronti dei poveri. A soli 7 anni sentì la chiamata del Signore davanti al Santissimo Sacramento esposto sull'altare. A 16 anni iniziò a lavorare al servizio di famiglie benestanti e, superando l'avversione dei genitori, che le negarono più volte il permesso, a 20 anni entrò nella congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, dove ricevette il nome di Suor Faustina. Gesù l'ha prescelta per un grande compito: far conoscere nel mondo la grande misericordia di Dio per tutti gli uomini e quindi diffondere nel mondo il culto della Divina Misericordia. Questo culto ha fondamentalmente 2 aspetti. Il primo è la fiducia verso Dio, cioè la speranza che Dio ci può salvare, ci può aiutare in ogni nostra difficoltà, anche se il peccato ci sovrasta, purché siamo umili e pentiti per le colpe commesse. Il secondo è la misericordia, che è quella immensa di Dio verso tutti gli uomini che la invocheranno e che ciascuno di noi deve usare nei confronti del prossimo. I cieli cantano la tua grandezza, oh Dio, e tutto il creato ti loda. Oh Dio, grande e meraviglioso, che vuoi che tutti gli uomini siano salvi, tutti, anche il peccatore più grande. Tu ci hai fatto sapere che ogni peccato può essere perdonato all'uomo che con fiducia si rivolge a te. Dal tuo cuore, oh Gesù, escono come torrenti di grazia che salvano le anime. Un mare immenso di misericordia ha in serbo per gli uomini che con umiltà ti chiedono perdono. Dal tuo cuore trafitto sulla croce, oh Gesù, uscirono 2 raggi di luce. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della tua misericordia. Tali raggi riparano le anime dalla collera di Dio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di Dio. Nell'Antico Testamento mandai al mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Tutte le anime che invocheranno Dio con queste parole saranno ascoltate. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e il nostro Signore Gesù Cristo, per i peccati nostri e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi. Scrivi: sono 3 volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma quando si pente, la mia generosità non ha limiti verso di lei. La mia misericordia la abbraccia e la perdona. Con la mia misericordia inseguo i peccatori su tutte le loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano da me.
Desidero, ha detto Gesù a Santa Faustina, che tu conduca tutte le anime alla fonte della mia misericordia, affinché attingano forza, refrigerio ed ogni grazia. Ogni giorno condurrai al mio cuore un diverso gruppo di anime e le immergerai nel mare della mia misericordia. Più un'anima ha fiducia, più ottiene. Sono di grande conforto per me le anime che hanno una fiducia illimitata, e su tali anime riverso tutti i tesori delle mie grazie. Sono contento quando chiedono molto, poiché è mio desiderio dare molto, anzi moltissimo. Oggi il Signore mi ha detto: figlia, quando ti accosti alla Santa Confessione, a questa sorgente della mia misericordia, scendono sempre sulla tua anima il mio sangue ed acqua, che uscirono dal mio cuore e nobilitano la tua anima. Quando vai alla confessione, sappi che io stesso ti aspetto in confessionale. Mi copro soltanto dietro il sacerdote, ma sono io che opero nella tua anima. Chiedo perdono. Perdono per tutte le colpe commesse. Ti chiedo perdono. Perdono per tutti i miei peccati.